Ciao ragazzi e ciao ragazze, in questo tutorial voglio mostrarvi come fare questa maglietta di cotone, praticamente fatta con esattamente tre gomitoli, quindi con tre gomitoli praticamente io ho fatto una maglietta, oltretutto a manica corta. Che dire, chiaramente con i gomitoli che praticamente vendo io, che ho fatto vedere, diciamo, nel video dei nuovi acquisti del cotone, calcolate che una maglietta di questo genere mi viene a costare, insomma, intorno, dunque, 63-20, quasi 5, sui 5 euro intorno, insomma, più o meno sui 5 euro, 4,80 euro. Quindi veramente, veramente molto poco, anche perché un gomitolo praticamente di cotone mi viene a costare 1,60 euro, oltretutto anche quelli con lame vi vengono a costare veramente poco, quindi se siete interessati all'acquisto dei miei cotoni, non fate altro che contattarmi poi su Facebook, in privato, in posta privata, e io vi darò tutte le delucidazioni e tutti i file che riguardano la lana e il cotone che io ho a disposizione, con le varie metrature, i ferri che si utilizzano, i costi vari, insomma, quindi se siete interessati potete tranquillamente contattarmi su Facebook. Benissimo, questa magliettina l'ho lavorata con ferri, mi sembra del 4, 4 e mezzo, comunque poi lo dico nel video, e basta. Spero che vi piaccia anche questa idea. Calcolate che è fatta in modo particolare, quindi lo vedrete perché io l'ho lavorata con i ferri, però l'ho terminata con l'uncinetto, quindi io non ho mai chiuso le maglie né sul davanti né laterali, cioè non chiudevo le maglie, le tenevo in sospeso per poi andarle a chiudere con l'uncinetto, quindi una procedura anche per me nuova perché non l'avevo mai fatta. Spero che anche questa idea vi piaccia e fatemelo sapere nei commenti, mi raccomando. Un bacione, ciao! Allora, per andare a fare questa maglietta vi serviranno i ferri del 4 perché lavoreremo tutto il tempo con i ferri del 4, però io vado a mettere sui punti con il ferro del 5 in modo che il lavoro inizialmente non risulti troppo stretto, quindi metto sui punti con il ferro del 5 e poi dal primo ferro passo direttamente al 4. Per questa maglietta ho deciso di darvi le tre possibilità di misure, perché in questo caso ho le misure perché sto seguendo uno schema e quindi ho deciso di darvele tutte e tre, in modo che se la taglia che faccio io non vi va bene, dovete ingrandirla o dovrete rimpicciolirla, avete queste tre possibilità. E comunque da questa possibilità capite anche come aumentare anche di due taglie, per dire se io vi do la taglia 44. Lo capite dai ferri che andiamo a fare, quanti, perché comunque dandovi tre taglie capite meglio com'è il sistema di aumento e diminuzione delle taglie. Allora, in questo caso io andrò a fare la taglia 42, quindi in questo caso la mia taglia sarà quella centrale. Poi vi darò le misure della taglia 40 e quelle della 44. Quindi andiamo a mettere su i punti per questa maglietta con appunto con il ferro del 5. Allora, la taglia 40 andrà a mettere su 64 punti. Io ne ho messi su, che faccio la taglia 42, 72 punti. La taglia 44 dovrà mettere su esattamente 80 punti. Come vedete, sono 8 punti di differenza tra una e l'altra, quindi per dire se uno vuole fare la 46 basta che aggiunge 8 punti agli 80 e viceversa. E la stessa cosa per chi vuole fare una 38, visto e considerato che si va di 8 punti, perché 64 a 72 sono 8 punti e da 72 a 80 sono 8 punti, dovrete diminuire per una taglia più piccola e aumentare per una taglia più grande di 8 punti. Perfetto, messi su questi 72 punti, io parlerò chiaramente della taglia 42, però voi sapete che i vostri punti saranno diversi. Andiamo a lavorare a maglia rasata per esattamente
La maglia rasata è un ferro diritto, tutto a diritto, e un ferro tutto a rovescio. Quindi facciamo il vivagno e poi lavoriamo tutto il primo ferro con i ferri del 4 a maglia rasata. Quindi il primo ferro sarà, chiaramente facciamo il vivagno e poi il primo ferro sarà a diritto. Quindi il prossimo ferro, il secondo ferro, andremo a farlo tutto a rovescio perché andiamo a lavorare appunto a maglia rasata. Perfetto, lavoriamo a maglia rasata per esattamente taglia 40, 40 per 24 ferri a maglia rasata. La taglia 42, che è quella che faccio io andrò avanti a lavorare per 26 ferri. Ok? Quindi faccio 26 ferri a maglia rasata. La taglia 40, la 44 lavorerà per 28 ferri. Quindi vedete che sono solo 2 ferri di differenza tra uno e l'altro. Perfetto. Io vado a lavorare quindi per la mia taglia 42. Perché io faccio la 42 perché voglio essere sicura che mi vada, non che poi mi venga troppo piccola e viceversa. Quindi vado a fare questa taglia. Perfetto, vado a lavorare allora per 26 ferri. Chi fa la taglia 44, 28 ferri, e per chi fa la taglia 40 va a lavorare per 24 ferri a maglia rasata. Ok, una volta che abbiamo fatto i 26 ferri per la taglia 42, 28 per la 44 e 24 per la 40. Adesso andiamo a lavorare tutti, indipendentemente dalla taglia. Così, allora, il prossimo ferro che andiamo a fare lo chiamiamo di nuovo il numero 1. Questi, ricordiamoci che questi ferri che abbiamo fatto inizialmente, poi dovremo rifarli chiaramente per la parte dopo, del dietro o del davanti, perché comunque sono uguali. Quindi tenetevi lì da conto perché vi dovete ricordare cosa avete fatto per quello che stiamo lavorando adesso. Quindi adesso lavoriamo un primo ferro così, tutti, indipendentemente dalla taglia. Andiamo a lavorarlo così. Allora, facciamo una diminuzione. Questo cosa vuol dire? Adesso sulla parte destra, quindi subito facciamo un rovescio, dopodiché lavoriamo un diritto, due diritti, tre diritti. Riporto questo l'ultimo diritto lavorato sul ferro di sinistra e cosa faccio? Accavallo il punto che lo precede. Questo qui, su quello appena lavorato. Dopodiché riporto il punto sul ferro di destra e ho fatto una diminuzione. Lavoriamo fino alla fine del ferro, tutto a diritto, ma ci fermiamo a 5 punti dalla fine, calcolando anche il vivagno, chiaramente. Quindi lavoriamo tutto il ferro, ma lasciamo gli ultimi 5 punti finali che facciamo insieme. Ok, sono arrivata a 5 punti dalla fine, quindi cosa faccio? Passo il punto, il quinto punto, senza lavorarlo sul ferro di destra. Lavoro il prossimo a diritto e accavallo il punto non lavorato sul punto appena lavorato. Adesso posso finire tranquillamente il mio ferro normalmente. Adesso andiamo a fare il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto ferro normalmente. Quindi adesso noi abbiamo il secondo che è a rovescio, il terzo a diritto, il quarto a rovescio, il quinto a diritto, il sesto a rovescio. Sul settimo andiamo a fare questa stessa diminuzione che abbiamo fatto ora. Quindi l'avete vista adesso, potete farlo tranquillamente da soli, questo indipendentemente dalla taglia. Fatto questo, andiamo a lavorare in questa maniera. Dobbiamo arrivare fino a centimetri. Allora, per la taglia 40, una volta fatto queste diminuzioni,
Quindi dopo aver fatto questi altri secondo, terzo, quarto, quinto, sesto ferro a maglia rasata più il settimo ferro con le diminuzioni, andiamo a lavorare così, dopo questo però, dopo aver fatto questi sette ferri totali. Allora, andiamo a lavorare così, per la taglia 40 andiamo avanti a lavorare a maglia rasata per esattamente 17 centimetri. Ok, dopo questi sette ferri, quindi vi scrivete dopo questi sette ferri per tot centimetri in base alla taglia che fate, dovete fare. Quindi taglia 40 17 centimetri, taglia 42 che è quella che sto facendo io, andiamo avanti per, quindi io me lo scrivo io qua, voi se vi state facendo questa scrivete 17, se no scrivete anche voi quello che faccio io. Io andrò avanti per 18 centimetri, la taglia 44 andrà avanti per 19 centimetri a maglia rasata. Quindi vedete che di taglia in taglia si va aumentando di un centimetro. Quindi se andate a fare una taglia 46 andrete a fare 20 centimetri, se andate a fare una 38 andrete a fare 16 centimetri. Quindi questa maglietta è molto semplice da capire perché comunque mi dà la possibilità di darvi tre misure diverse e automaticamente di aumentare in caso o diminuire le taglie, perché è molto molto semplice da capire. Quindi fatti questi altri, abbiamo fatto la prima diminuzione, poi andiamo a fare 2, 3, 4, 5, 6 normali a maglia rasata, il settimo andiamo a fare un'altra diminuzione come abbiamo fatto adesso e poi in base alla taglia che abbiamo deciso di fare andiamo avanti per o 17 cm per la taglia 40, 18 cm per la 42, 19 per la 44. Naturalmente non ho specificato di andare avanti per tot centimetri, ma dall'inizio alla fine, cioè dall'inizio, quindi praticamente a partire dal sotto devono essere. Noi andiamo avanti, calcoliamo anche quello già lavorato, quindi quando andiamo a misurare i 17 cm partono dall'inizio, non da adesso che abbiamo fatto queste diminuzioni, quindi 17 cm, 18 cm, 19 cm, ma totali dall'inizio del lavoro, perfetto, perché non l'avevo detto, non l'avevo specificato ed è invece molto importante da dire. Ok, allora adesso arrivati ai centimetri stabiliti, quindi per la taglia 40 abbiamo detto 17, per la taglia 42 18, quindi io che ho fatto la taglia 42 sono arrivata fino a 18 centimetri e la taglia 44 fino a 19, adesso andiamo a lavorare così per tutte le taglie, indipendentemente dalla taglia, in questo momento andiamo a lavorare così. Allora, dobbiamo fare un aumento all'inizio e alla fine, quindi facciamo il vivagno, poi lavoriamo un diritto e ora andiamo a fare l'aumento. Chi non si ricorda come si fa questo aumento o non ha ancora visto il video sugli aumenti, vi ricordo che c'è il video proprio sugli aumenti interni di un punto per volta, quindi basta che andate a vedere quel video e vedete come si fa. Quindi vado a fare l'aumento, lo vado a lavorare a diritto ritorto, poi lavoro tutto il ferro a diritto, ci fermiamo a tre punti dalla fine.